Carosino, 53esima sagra del vino, un evento spalmato in più giorni che sta davvero avendo un grande successo, momenti di dibattito, di partecipazione popolare, momenti ludici, musica, spettacolo e tanto buon vino. Considerando che la sua amministrazione si è insediata di recente, davvero è stato fatto tutto con ottimi risultati in tempi strettissimi. Assolutamente, io direi, dopo tutti gli aggettivi che lei ha usato, userei l'aggettivo anche grande sorpresa. Veramente una grande sorpresa quello che stiamo vivendo da ieri sera, per tutta la gente che sta venendo a trovarci, anche per la qualità dell'offerta che stiamo proponendo ai nostri cittadini, ma non solo. Ieri sera è stata una serata fantastica, stasera è una serata ancora più fantastica. Se vogliamo, la partecipazione è qualcosa di eccezionale, credo che tutti questi sacrifici fatti in questi giorni abbiano portato il loro risultato, che è un risultato assolutamente positivo. Il vino come strumento, come volano per l'economia del territorio, non solo la produzione in sé e per sé del vino, ma tutto ciò che ruota intorno al vino, la cultura, la promozione del territorio, il marketing, saper davvero esaltare e valorizzare le risorse del territorio. Beh, il marketing per noi è una parola importantissima, forse è la prima volta a Carosino che abbiamo, per la prima volta a Carosino abbiamo istituito l'assessore al marketing del territorio, che è qui al mio fianco. E quindi credo che questo è per valorizzare ancora di più ciò che è il nostro territorio, quindi l'assessore sta lavorando tantissimo per valorizzare il nostro territorio. Credo che la sagra del vino rientri a pieno titolo in quello che è la valorizzazione del nostro territorio. Stasera abbiamo fatto un convegno sul vino, abbiamo parlato di quella che è la crisi, insomma, che gira intorno ad un prodotto. Carosino ha bisogno di essere rilanciata anche da quel punto di vista, però siamo ancora all'inizio e credo che porremo le basi affinché questo rilancio possa avvenire da qui per i prossimi 5 anni. E allora, lei ha citato la parola magica marketing del territorio ed ecco l'assessore al marketing, un volto nuovo, un volto giovanile, un volto femminile all'insegna di una classe amministrativa che appunto si rinnova ed è sempre più legata al territorio. Sì, come ha detto lei, è la prima volta che mi affaccio alla vita amministrativa, alla vita politica. È da poco tempo che appunto ci siamo insediati e credo che stiamo facendo un ottimo lavoro. Cercheremo appunto, parlando di marketing, di rilanciare quello che è il nostro prodotto locale, ossia il vino. Come ha detto poc'anzi il sindaco, questa sera si è tenuto un convegno molto importante dove ho visto partecipanti anche delle figure molto importanti, nonché il conte di Ayala Valva, che era una figura molto importante per questo paese. Faremo di tutto per, o meglio, speriamo che questo lavoro organizzato in pochissimo tempo sia insomma gratificante per tutti e niente, buona sagra. Ecco, sindaco, per concludere una riflessione, la cosa bella che non è la cosiddetta, come qualcuno potrebbe dire, sagra paesana, assolutamente no. Qui stiamo parlando di una realtà che davvero sprovincializza la realtà locale, il territorio tarantino e, come dire, ci mette in un circuito nazionale ed internazionale. Assolutamente, Carosino, voglio dire, questa sagra del vino è conosciuta non solo a Carosino ma a livello nazionale. D'altronde non so in quanti paesi possono vantare di avere una fontana da cui zampilla il vino. Credo che se non siamo gli unici in Italia o addirittura in Europa ci manca poco, insomma, io non ho notizie di tipo diverso. Quindi è proprio questa fontana
che ci dovrà aiutare a promuovere questo territorio sempre di più e sempre meglio. La figura dell'assessore al marketing del territorio ha proprio questo obiettivo, d'altronde è una figura giovane, una figura piena di entusiasmo e quindi credo che ci sono tutte le promesse, sia a livello politico ma anche a livello di strutture che abbiamo per poter fare veramente un ottimo lavoro. Questa sera peraltro tanta buona musica, mi pare che ci siano delle selezioni canore. Ci sono delle selezioni canori con una scuola canora di Carosino, anche questa è una novità di questa Sagra del Vino, ogni serata si apre con una scuola di ballo locale e con delle esibizioni di ragazzi locali per poi dare spazio a quelle che sono, diciamo, i gruppi di carattere nazionale se non è regionale, quindi anche questa qua è una grande novità. Perché crediamo che la promozione non può trascurare poi quelli che sono le eccellenze locali e quindi anche la Sagra del Vino serve a valorizzare le eccellenze locali. Beh, vi stiamo parlando tanto di vino e beh, bisogna assaporarlo, bisogna degustarlo e ho Giovanni Friuli dell'Associazione Italiana Sommelier di Puglia, sezione di Taranto. Cosa ci hai versato, Giovanni? Primitivo di Manduria. Ora lo degusto e così ci descrivi le caratteristiche. Certo. Allora, il Primitivo di Manduria è la punta di diamante del nostro territorio. Noi ricadiamo pienamente nella DOCG del Primitivo di Manduria dolce naturale ed è proprio quello che stiamo degustando in questo momento. Un vino che negli ultimi mesi, ma direi anche negli ultimi 2-3 anni, sta conquistando i mercati internazionali. È un vino che possiamo produrre solo ed esclusivamente in questa zona, che non può essere imitato da altri vini, quindi è il principe del nostro territorio, in particolare quello della provincia di Taranto. È un'eccellenza del nostro territorio. Questo evento, questa sagra, promuove a 360 gradi l'immagine di Carosino, l'immagine di Taranto e la mette in un circuito internazionale. Grazie a Dio Taranto e la sua realtà non è solo Ilva, è ben altro, è il rapporto diretto con la natura e con tutte le produzioni, in questo caso vinicole, vitivinicole che derivano dalla terra. Assolutamente, io no, ma un po' noi tutti gli associati dell'Associazione Italiana Sommelier siamo convinti che facendo leva sul grande successo del vino pugliese, non solo ecco, del vino primitivo, ma di tante altre eccellenze che accompagnano il principe, appunto il vino primitivo, facendo leva su di essi possiamo sicuramente dare una svolta radicale alla crescita e al futuro del nostro territorio. Una grande partecipazione popolare, un bagno di folla, oserei dire di vino, con la fontana che zampilla ininterrottamente. Sì, assolutamente, la fontana ormai rimane l'emblema della Sagra del Vino. Pian piano anche insomma, lei si sta facendo strada sul territorio nazionale, europeo, ma direi anche oltre, perché ci sono dei visitatori stasera provenienti da zone anche extra europee che erano già... Ecco il carattere internazionale di questo particolarissimo attrattore turistico. Sì, si crea un circolo virtuoso, perché poi si viene a Carosino alla Sagra, ma poi si fa un salto a Taranto, a Martina e tutto l'Interland, tutta la provincia ionica trae benefici, l'economia, le attività produttive, tutto. Assolutamente sì, io infatti ne approfitto per esortare e sollecitare l'amministrazione comunale di Carosino a
a valorizzare al massimo questo potenziale della Fontana, perché davvero rappresenta un'unicità internazionale, ecco, che potrebbe sicuramente rappresentare un elemento propulsivo allo sviluppo generale economico del nostro. Io, Giovanni, amo girare molto l'Europa, e quando mi sono trovato a Copenaghen ho visto la Sirenetta, che sinceramente non era nulla di eccezionale, e allora perché non mettere davvero al centro questa fontana, che ha una sua unicità assoluta? Assolutamente, io posso confermare, essendo anche io di Carosino, che negli ultimi anni... Sei un ottimo viaggiatore! Negli ultimi anni ci si sta concentrando molto sulla fontana, su questo elemento, diciamo, che identifica il nostro territorio, sì. E Friuli voleva esprimere una nota di ringraziamento. Sì, assolutamente, a nome dell'Associazione Italiana Sommelier Delegazione di Taranto vorrei ringraziare il sindaco di Carosino, che è, credo, anche l'azienda che ha gestito l'evento, che ci ha contattati, insomma, per averci coinvolti, perché io credo che il vino vada raccontato, ecco, non basta, va vissuto, basta degustarlo, va raccontato in tutte le sue sfaccettature, e tant'è vero che la gente ci fa tantissime domande e noi siamo davvero lieti di rispondere e togliere ogni dubbio alle loro curiosità. Va bene.